Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, io sono Coridan e questo è il secondo episodio della mia serie di State of Decay. Secondo episodio ma un po' come se fosse il primo, perché ho iniziato un nuovo profilo che non è quello dove gioco, va bene, single player quando non registro. Ho cominciato questo nuovo profilo e vi farò appunto vedere la storia dall'inizio alla fine del gioco. Un po'. Anche perché dovevo fatto vedere l'episodio di ieri, quello di sera, ero già abbastanza avanti, comunque non molto molto avanti, ma almeno 2 ore di gioco più avanti lo ero, quindi. Oh, ribioccolo. Però a vedere, guardate che figata cosa si può fare nel gioco. Ci si può abbassare e si abbassa anche il nostro compagno, tipo per nasconderci. E passare inosservati dagli zombie. Vediamo dove ci indica la freccia. Siamo proprio all'inizio della storia, questo è l'inizio. Ammazzo a pedate. La figata è che quando sono per terra si possono affinare. Perché le armi, occhio, si deteriorano. Quindi quando gli zombie cadono a terra conviene ammazzarli con il tasto Y. Sì, purtroppo vi ricordo che in questa prima versione per PC si gioca soltanto col pad della 360. Non supporta tastiere e mouse, quindi comunque con il tasto Y, quando sono in terra, si prendono a pedate e gli si spacca la testa. Da là, che bello, dei che cattiveria questo video, buono. Con le budella di fuori, bellissimo. Ragazzi, com'è bello questo gioco, 18 euro, dall'Xbox Online mi pare costava, dal market costava altri 18 euro, una cosa del genere, un gioco di appena 1,9 giga, non arriva manco a 2 giga installato, capolavoro. Capolavoro. Andiamo a vedere se c'è qualcosa là dentro e poi si va a cercare qualche provvista. In questo gioco, come vi ho detto nell'episodio precedente, è possibile switchare da un personaggio all'altro. Ad esempio, se il vostro personaggio poi a un certo punto sarà stanco, vi converrà prendere un altro e farlo riposare nel covo, perché sennò avrà meno stamina. Farà meno. Dio mio. Ecco, lo sapevo. Meno danni e cose del genere. Mi raccomando, occhio a non fare morire i personaggi, perché tutti i punti esperienza accumulati, ovvero il passaggio di livello, questo gioco è. Merda, è finito, vedi? Più usate. Ammazzalo. Ok. Più usate un'arma che sia da fuoco, da corpo a corpo, più diventate esperti appunto in quell'arma. Se vi muore il personaggio, occhio che l'esperienza accumulata ovviamente se ne andrà con lui, quindi cercate di non morire. Ho già rotto l'arma da corpo a corpo, non ce n'ho altre? No. Non ho pistola, non ho niente. Vabbè, perfetto. Non c'è problema, andiamo a vedere nella tenda se c'è qualcosa. Era una vita, aspettavo sto gioco, ragazzi, mi era quasi presa la voglia di comprarmi un Xbox 360 solo per sto giochino. Meno male che non l'ho comprata, ecco, mettiamola così. Uno dei giochi che attendevo più di tutti, quindi sono veramente contento. Vabbè, queste casse bianche, elementi bianchi sono quelli con possibilità di interazione. Maledetti bioccoli. Oh. L'arma da corpo a corpo no, era troppo. Che non lo prende? Ah, prendi e A. Cazzo, affanculo, ho pigiato X e l'ho usato. Vabbè, faccio. Allora, andiamo verso il punto della missione, perché non salta, ora salta. Quindi se vi capita da Steam, non è per fare pubblicità occulta, da 1 euro ho trovato un pad della 360, uguale, identica a quello della 360, con attacco USB per PC a 29 euro. E come detto a un amico mio, se calcolate che il gioco costa 18 euro più 29 euro di pad per un gioco spettacolare così, ragazzi, ci potete anche stare. E poi, una volta che avrete un pad della 360, potrete anche giocare al bellissimo Dark Souls Prepare to Die Edition per PC. Quindi non sono assolutamente soldi buttati. I primi sopravvissuti. Got injured people here I have to tend to. Okay, we'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Ah sì, praticamente è il sistema visuale del gioco, ora vi faccio vedere com'è.
come funziona. Il gioco ovviamente è tutto tradotto in italiano, sottotitolato, il doppiaggio no. Qui posso parlare con i sopravvissuti. Vieni con me, guardami le spalle. Preferisco avere, visto che questa non mi piace, la donnina Sheila. Ah no, influenza insufficiente. No, no, non abbiamo ancora abbastanza influenza per farci seguire. Ok, intanto vediamo come c'è dell'armadietto delle provviste. C'è un'arma da corpo a corpo, io me la prendo subito. Che se no sono senza. Senza. Allora, mi ha detto la torre d'osservazione è dove? Eccola qua. Torre di osservazione. Saltiamo. E vi faccio vedere come funziona appunto il sistema di osservazione in questo gioco, che poi userete non solo qui nel, tra virgolette, nel tutorial, nel prologo, ma in tutte le fasi del gioco. E anzi, è una cosa molto importante. Ora casco. Voi mettete la visuale con il tasto LT. Mettete la visuale LT in prima persona e appaiono dei punti interrogativi. Così vi dirà, vi farà scoprire delle cose sulla mappa, che se poi andate a rivedere sulla mappa vi fa vedere veicoli, forniture industriali, insomma, è un po' un check-up della zona circostante. Scusatemi che io veramente sono... non ho quasi mai giocato in vita mia con un pad, quindi sono proprio scarsissimo. Ok. Baita. Campamento. Un indiano dietro le frasche che ca... Basta, no? Sì. Chi è che spara? Chi è? Scendiamo. Poi, così mi tronco le gambe, però. Allora, ora cosa bisogna fare? Bisogna andare... cerca sopravvissuti e scorte nelle baracche. Ok. Vi ricordo che ci sono delle missioni principali che vi appariranno sulla mappa, che vi daranno gli altri sopravvissuti, o potrete andare, la figata del gioco, free roaming per tutta la mappa del gioco, che non è proprio piccolissima, e appunto trovarvi le missioni per conto vostro, tipo salve sopravvissuti, prendi scorte. Ma quanti cazzo sono? Ammazziamolo, Vi conviene... lascialo. In questo gioco vi conviene per la maggior parte andare sempre a giro con un compagno, Che i compagni, vi ricordo, in questo gioco, ecco, come avete appena visto, non sono soltanto delle comparse che vi seguono e... no, no, prendono gli oggetti, portano il carico, addirittura li potete dare allo zaino e combattono al pari vostro, quindi ci sta che il compagno uccida più zombie di voi. Avete visto? Me l'ha ammazzato lui. Quindi sempre portarsene uno dietro perché vi salvano il culo proprio nel vero senso della parola. Esamina le baracche. Le baldracche. Dov'è? È dentro. Questo è dentro. Sfondiamo la porta. Questo è dentro. Muore. Al primo colpo. Ce n'è un altro. Muori. Puttana. Ti spacco la testa. Qui c'è uno zaino. Vediamo cosa c'è dentro lo zaino. Poi il bello è che lui vi emula nell'azione che fate. Tipo se cercate anche lui si mette a cercare. Se vi abbassate anche lui va stealth. Ammazza chiodata. Gli posso dare gli oggetti a lui? Mi pare... no, forse l'unica cosa è che non gli possiamo dare equipaggiamento. No, no, hanno l'equipaggiamento loro. Dove? Dov'è? Ecco. La mazza chiodata che fa male cane. Poi più diventerete esperti nell'utilizzo di un'arma, più ovviamente farete danni con quell'arma. Quindi occhio a portare il personaggio a livelli alti e poi farlo crepare, perché vi sentite a morire. Vi sentite. Cioè da iniziare tutto da capo. E vai giù. La stamina in basso a sinistra, vedete la linea blu che sembra del mana, influenza la vostra forza. Aiaia, cazzo, mi ha preso. Un po' il sistema inquadrature, come in tutti i giochi da console, fa un po' pena. Madonna mia! Ancora! Crepaci, stronzo! Ne sta arrivando una corsa dalla finestra. Occhio, 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 prendilo. Qui sfondano le finestre e entrano nella figata. Crepa, merda. Ora mi tocca rifare tutto.
Cosa ci troverò qui dentro? Dai, una pistola. Medicine, quindi lo snack serve per riprendere stamina. Le medicine, gli antidolorifici, queste cose qui, ovviamente per curarci. Grazie a cazzo, Corridon. Se non ce lo dicevi. Che c'è qui dentro? Ok. Ancora snack. Cazzo, ce ne ho fatto tutto sto snack. So what now? Head back to the station or go check the lake cabins? Or we go check out those gunshots we heard. Andiamo a vedere cos'erano quegli spari. Oh certo, speravo l'avessi dimenticato, no? Quel cazzo. Gli spari provenivano da qui. E noi andiamo a vedere che diamine erano. Mi fa una tristezza sto gioco pensare che non ci abbia una modalità online co-op. Ne stanno sviluppando un mo' che praticamente si dovrebbe chiamare Class 4 per questo gioco, in cui appunto sarà possibile con un mondo free roaming nel buon vecchio stile GTA, ovvero macchine, comprare edifici, sviluppare edifici, attività secondarie, cose del genere, giocare in multiplayer. Voi immaginatevi questo gioco in multiplayer, con la possibilità di costruire covi di giocatori, guerra fra bande e cose del genere. Io... diciamo GTA 5 addio alla vita sociale, ma anche questo non si scherza. Proprio vabbè, io ovviamente sono di parte, a me se mi mettete un gioco survival horror con gli zombie sono felice. Cioè mi avete fatto il regalo più bello del mondo. Sempre stato fanatico di zombie, ambientazione zombie, 28 giorni dopo uno dei miei film preferiti. The Walking Dead, non ve lo sto nemmeno a dire, la mia serie televisiva preferita. Proprio tutti... mi tronco le gambe. Fatto male, cazzo. Ah, la Maya, la donnina! Salviamola! Minchia, la stanno divorando! Ezzi di merda, lasciatela stare! Cazzo, altri ne stanno arrivando? Ma guardate lei! Il corpo a corpo che li smembra! Cazzo, lo sapevo io che mi veniva! Curiamoci! Guarda quanti dolorifici. Pezzi di merda. Il morso non infetta. Almeno mi sembra che non infetti. Fino ad ora non sono mai rimasto infettato. Ho salvato Maya. Lei è praticamente la seconda protagonista del gioco. Occhio, anche i protagonisti possono morire. Io ho fatto morire sia Marcus, lui, che lei, che Maya. Quindi attenti. E mi sono ritrovato con questo stronzo che vedete col cappellino come personaggio principale, che poi c'ha anche la... è mezzo pelato stempiato con la chierica, quindi non è tanto una bellezza. No, che si fa? Opportunità di missione. Riunisci gli altri sopravvissuti, stazione dei ranger, andiamo, dai. E già qui ci siamo salvati a culo. No, la figata, ragazzi, è questa. Vi seguono, voi fate così. E vabbè, così. S'abbassano anche loro. Sì, vabbè, poi fanno conoscenza, parlano. Cioè, vi nascondete dietro le rocce, anche loro vi seguono. No, è una figata disumana. Sì, è una cosa basilare, ma è una figata. Leggetevele le storie che narrano, che sono bellissime, proprio. Sopravvissute. C'è qualche coos. Qualche coos o non c'era coos? No. Oh sì, 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 eccolo. Mi servirebbe uno zaino grande, che quello piccolo, oltre a non portare tante cose, non regge nemmeno tanto peso, quindi... l'ho detto! Allora, equipaggio e lo zaino piccolo. Distruggi. Distruggi. Ok. Quindi ora anche un'arma da fuoco, che è una revolver. E uno zaino grande che appunto porta, come vedete, molto più carico, ma soprattutto più peso. Facciamo sto bioccolo. Al solito, ragazzi, buon stile The Walking Dead. Che poi, tra l'altro, la grafica di questo gioco ricorda un po' The Walking Dead. Quindi, un'altra figata in più. Buon stile Walking Dead, sparate proprio nel peggiore dei casi. Proprio se state per morire, non avete altre possibilità perché vi arriva addosso l'orda. Una Molotov. Prendi. Molotov si selezionano con le freccette e mirate e le tirate con RB.
Le molotov veramente vi servono al culo, quindi tenetele minuziosamente. Vediamo che c'è dentro questa cassa. No, ragazzi, sto gioco figata. Ma ha scritto un ragazzo che conosco di Facebook, ieri fa, è tutto il giorno che ci sto giocando. Ma... minchia, che schermo. Vai, andiamo verso la stazione dei Ranger. E finiamo questo primo episodio di tutorial. Ecco, bastardo bioccolo. Andiamo su. Allora, ora può alterare i personaggi. Ah, alternare, sì, alterare. Con una mazzata in testa di altro. Ah, quindi loro tre sono i tre protagonisti. Forse se li fai morire tutti e tre finisce il gioco. Quanto ci buttate, eh? Perché io infatti ora uso quello col cappellino nella mia partita. Marcus e Maya sono morti. Vabbè, qui sono morti tutti. Mi sa che non è sopravvissuto nessuno, non te lo vorrei dire, ti verrei rovinato tutte le aspettative. Vai, fatta una strage. C'è un orso. What the hell, Ed? To check his ID, for Christ's sake. Bello, l'ha preso bene. L'ha preso proprio bene, l'ha preso. That guy was dead. I swear to God. Fa ridere questo gioco che fa vedere che quando ti attaccano ti mordono, ti strappano le budella, poi ti scappi, ti muri, non c'è nulla. Doesn't make sense. Mi pare che il virus non ci sia, cioè non può rimanere infettato. Ok, vediamo un po' che c'è nell'armadietto. Ah, munizioni, cazzo, non le ho mai viste. Prendile tutte. Tanto non servono più nessuno, che sono tutti morti. Pure, guarda lì. Allora ragazzi, finisce qui con un primo piano di questo bellissimo orso. Finisce qui questa seconda parte, che poi sarebbe la prima di State of Decay. Spero che il gameplay vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e ve l'ho detto, se vi capita compratevelo, che per 18 euro su Steam li vale tutti. Occhio, serve un pad 360, addirittura manco nel menu potete muovervi con la tastiera, quindi poi non dite che non ve l'avevo detto. Beh, viva il meta ragazzi, fatemela prendere bene, al solito viva l'apocalisse zombie. Alla prossima!